Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Elisabetta Casellati, la Presidente del Senato della Repubblica Italiana, dice che domani alle 10 del mattino il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte renderà in aula una informativa sulle iniziative assunte dal Governo. Sempre domani alle 15.30 il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolino terrà una informativa sulla prosecuzione dell'anno scolastico in corso. Lo annuncia all'aula di Palazzo Madama la Presidente del Senato Elisabetta Casellati e dice non sono comunque previste votazioni dopo le comunicazioni del Governo. Ma intanto arrivano i soliti dati della protezione civile delle 18 e i dati sono questi. In Italia dall'inizio le persone che hanno contratto la malattia sono state 74.386, di queste 5.210 in più rispetto a ieri. Diciamo di queste 7.503 sono decedute, più 683 rispetto a ieri, un aumento leggermente inferiore quando era stato di 743 e 9.362 sono guarite, 1.036, un aumento superiore a quello registrato ieri quando erano stato di 894. Attualmente i soggetti positivi sono 57.521, ieri erano 54.030, il conto sale a 74.386. Come detto sopra, nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive dall'inizio. I dati sono forniti dalla protezione civile. I ricoverati sono 23.112, 3.489 sono in terapia intensiva, più 93 rispetto a ieri. L'aumento di ieri sull'altro ieri era stato di 192, mentre 30.920 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Ma vediamo i numeri regione per regione. In Lombardia i casi sono 32.346, più 1.643 persone. In Emilia i casi sono 10.054, 800 in più di ieri. In Veneto sono 6.442, 494 in più di ieri. In Piemonte sono 6.024, 509 in più di ieri. Nelle Marche sono 2.934, 198 in più di ieri. In Liguria sono 2.305, 189 più di ieri. In Campania sono 1.199, 98 più di ieri. In Toscana sono 2.972, 273 più di ieri. In Sicilia sono 994, 148 in più di ieri. Nel Lazio sono 1.901, 173 più di ieri. In Friuli Venezia Giulia sono 1.139, 147 in più di ieri. In Abruzzo sono 813, 124 in più di ieri. In Puglia sono 1.093, 88 più di ieri. In Umbria sono 710, 62 più di ieri. A Bolzano sono 858, 77 più di ieri. In Calabria sono 351, 32 più di ieri. In Sardegna sono 442, 21 più di ieri. In Val d'Aosta sono 401, 1 in più. A Trento sono 1.222, 112 in più di ieri. In Molise costante 73. In Basilicata 113, 21 più di ieri. Ma vediamo i dati provincia per provincia. In Lombardia a Bergamo 7.272, a Lodi 1.884, a Cremona 3.156, a Pavia 1.578, a Brescia 6.597, a Milano 6.074, a Monza Brianza 1.587, a Mantova 1.176, a Varese 468, a Sondrio 284, a Como 706, a Lecco 1.076, in fase di definizione e aggiornamento 688, in Veneto, Padova 1.636, Treviso 1.177, Venezia 874,
Verona 1304, a Vicenza 824, a Belluno 298, a Rovigo 87, in fase di definizione e aggiornamento 242, in Emilia-Romagna Piacenza 2122, a Parma 1525, a Modena 1533, a Rimini 1136, a Reggio Emilia 1586, a Bologna 1107, a Ravenna 387, Forlì-Cesena 454, Ferrara 204, in fase di aggiornamento e definizione 0. In Toscana Firenze 709, a Grosseto 147, Livorno 179, Lucca 436, Massa Carrara 330, Pisa 317, Pistoia 254, Prato 178, Siena 193, Arezzo 229, in fase di aggiornamento 0. In Piemonte Torino 2813, Novara 517, Asti 261, Vercelli 308, Alessandria 946, Verbania, Cusio, Ossola 247, Biella 327, Cuneo 441, in fase di definizione e aggiornamento 164, nelle Marche, Pesaro Urbino 1432, Ancona 820, Macerata 395, Fermo 160, Ascoli Piceno 80, in fase di definizione e aggiornamento 47, Liguria, Savona 210, Imperia 177, Genova 782, La Spezia 137, in fase di aggiornamento definizione 999, in Campania 172 ad Avellino, Benevento 14, Caserta 165, Napoli 626, Salerno 220, in caso di definizione aggiornamento 2. Nel Lazio, a Roma 1428, Latina 198, Frosinone 106, Viterbo 122, Rieti 39, in fase di definizione e aggiornamento 8. Ma vediamo le ultime notizie. Conte, non ci dimenticheremo di medici e sanitari. Voglio rivolgere un ringraziamento per il lavoro straordinario di medici e infermieri per salvare le vite degli altri. Lo dice il Premier Giuseppe Conte nell'informativa alla Camera sull'emergenza. Lo dico a nome del governo, non ci dimenticheremo di voi, di queste giornate così stressanti. E ancora, è un dolore che si rinnova costantemente. Non avremmo mai pensato di vedere un giorno file di autocarri dell'esercito portare le bare dei nostri concittadini. Alle loro famiglie va la nostra commossa vicinanza. Due odontoiatri morti a Brescia. Altri due medici si aggiungono alla lista di decessi di Camici Bianchi per la malattia. Sono due odontoiatri di Brescia, Mario Calonghi e Gabriele Lombardi. Il totale dei decessi, si apprende dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, sale così a 33. 60.000 sono i casi negli Stati Uniti, 200 morti in 24 ore. Negli Stati Uniti i contagi hanno superato i 60.000 casi, circa 7.000 in più di ieri. Almeno 807 le vittime, circa 200 in più in meno di 24 ore. È quanto emerge dagli ultimi dati delle autorità sanitarie federali e locali. In Belgio un test screening in 15 minuti. Il Belgio è stato appena lanciato un nuovissimo test che in 15 minuti certifica o meno lo status di positività della persona che si sottopone. Lo scrive l'agenzia di stampa belga, precisando che il test ha ricevuto la certificazione dell'AFMPS, Agenzia Federale per i Medicinali e i Prodotti Sanitari del Belgio, responsabile dell'approvazione e della registrazione di nuovi farmaci nel paese. In Spagna il vice premier Calvo è positiva. La vicepremier Carmen Calvo è risultata positiva, lo riferisce la BBC. Era stata sottoposta al test dopo essere stata ricoverata in ospedale per un'infezione respiratoria. Passiamo a un'altra notizia. Casi di contagio a New York superano i 30.000. Il numero dei casi ha superato le 30.000 unità, lo ha annunciato oggi il governatore Andrew Cuomo in conferenza stampa, ripreso dalla CNN.
Oltre la metà di questi casi sono stati registrati nella città di New York. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete condividere con chiunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.